Siamo per intraprendere il giro del mondo in 80 giorni insieme a Giulio Verne. Attraverso il capolavoro francese del 1872 viaggeremo nel mondo dell'epoca vittoriana. Parleremo del colonialismo inglese e delle guerre indiane del selvaggio West americano. Visiteremo il Museo Nazionale Scienze e Tecnologia di Milano per scoprire le incredibili innovazioni tecnologiche dell'Ottocento che cambiarono per sempre il modo di viaggiare e di comunicare dell'umanità. Jules Verne, italianizzato Giulio Verne, era uno scrittore francese che visse fra il 1828 e il 1905. Per volere del padre giurista, andò a studiare giurisprudenza a Parigi, ma lì iniziò a frequentare gli ambienti della Bohème, conoscendo quindi dei viaggiatori e dei letterati, tra i quali Alexandre Dumas, sia il padre che il figlio. Abbandonò quindi la carriera giuridica per iniziare a fare lo scrittore. Dopo un primo periodo di precarietà economica, se non addirittura di fame, conoscerà la notorietà con romanzi d'avventura come Dalla terra alla luna e 20.000 leghe sotto i mari, in cui, grazie alla sua meticolosa documentazione tecnico-scientifica, profetizzerà quelli che saranno i futuri progressi dell'umanità, come il viaggio sulla luna o l'invenzione del sottomarino. Viene infatti considerato il padre della moderna fantascienza. Diventato ricco, intraprenderà tantissimi viaggi sul suo yacht privato. Nel 1872, con il romanzo Il giro del mondo in 80 giorni, riuscirà a fare convergere la sua erudizione tecnologico-scientifica con la sua passione per la geografia e per i viaggi, nonché con la sua straordinaria abilità narrativa. L'espediente narrativo da cui prende avvio il romanzo è il furto di 55.000 sterline avvenuto alla Banca d'Inghilterra. Qualche giorno dopo, al Reform Club, un prestigioso club londinese tuttora esistente, alcuni gentiluomini inglesi discutono, giocando a carte, della caccia al ladro. Ritengo, disse Andrew Stuart, che le probabilità siano a favore del ladro, che sicuramente è un uomo abile. Su via, rispose Ralph, non c'è più alcun paese nel quale possa rifugiarsi. Ad esempio, ma dove vuole che vada? Non ne ho idea, rispose Andrew Stuart, ma dopo tutto la terra è abbastanza vasta. Lo era un tempo, disse sottovoce Phileas Fogg. La discussione fu sospesa durante la mano, ma ben presto Stuart la riprese dicendo: come un tempo, la terra si è per caso rimpicciolita? Senza dubbio, rispose Ralph. La penso come Mr. Fogg. La terra si è rimpicciolita, dato che ora la si percorre 10 volte più velocemente che 100 anni fa. Ma l'incredulo Stuart non era convinto e, finita la partita, aggiunse: bisogna ammettere, signor Ralph, riprese, che lei ha trovato un bel modo di dimostrare che la terra si è rimpicciolita. Quindi, siccome ora si fa il giro del mondo in 3 mesi, in 80 giorni soltanto, disse Phileas Fogg. La discussione fra i gentlemen inglesi va avanti fino a quando Phileas Fogg, che poi è il protagonista del romanzo, scommetterà con gli altri membri del Reform Club che riuscirà a compiere effettivamente il giro del mondo in 80 giorni, scommettendo una somma considerevole. Con questo pretesto Jules Verne ci porta a intraprendere un viaggio planetario in cui abbiamo la possibilità di avere una mappa, una fotografia del mondo in epoca vittoriana. Londra, Brindisi, Canale di Suez, Aden, Bombay, Calcutta, Singapore, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York e di nuovo Londra. Il giro del mondo, da capolavoro qual è, può essere letto secondo tantissimi piani di lettura. Uno è quello storico, che ci consente di andare a vedere l'epoca vittoriana e quindi il colonialismo.
La regina Vittoria sale al trono a soli 18 anni nel 1837 e regnerà sulla Gran Bretagna fino alla sua morte nel 1901. Durante il suo regno, noto come età vittoriana, la Gran Bretagna conobbe un periodo di grande espansione imperialistica, diventando la potenza più ricca e industrializzata del mondo. Il principe Alberto, marito della regina Vittoria, è innamorato del progresso e nutre una fiducia illimitata nelle nuove tecnologie. La regina ha ereditato un enorme impero i cui domini si estendono su tutto il globo, separati da immense distanze. Alberto si rende conto che le moderne innovazioni tecnologiche possono unire in un unico impero questi possedimenti e nel 1851 promosse la Grande Esposizione Universale per esporre l'arte e la tecnologia delle nazioni. Un altro piano di lettura del Giro del Mondo in 80 giorni è quello delle straordinarie innovazioni tecnologiche dell'epoca che andiamo a scoprire. Siamo a Milano, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Andiamo a vedere le innovazioni tecnologiche che nell'Ottocento hanno consentito a Phileas Fogg di intraprendere il suo giro del mondo in 80 giorni. Prima dell'invenzione della macchina a vapore, quindi all'epoca dei cavalli e dei velieri, ci si poteva impiegare fino a 3 mesi per attraversare l'Atlantico, fino a 6 mesi per arrivare in India e anche di più per attraversare gli Stati Uniti, dalla costa atlantica a quella del Pacifico. L'Ottocento è spesso chiamato il secolo delle invenzioni. La Gran Bretagna era un moderno impero tecnologico all'avanguardia nell'uso del vapore. Nel 1804 l'inglese Richard Trevithick inventò la locomotiva a vapore, montando una macchina a vapore su un carrello minerario. Negli anni successivi, l'ingegnere inglese George Stephenson perfezionò la locomotiva e costruì la prima ferrovia del mondo. La ferrovia a vapore cambiò la vita delle persone. Raggiunse infatti 50 km all'ora contro i 16 della carrozza a cavallo. Figura fondamentale nelle innovazioni tecnologiche vittoriane è l'ingegnere Brunel. Isambard Kingdom Brunel ha ideato l'SS Great Britain, la prima nave a vapore dotata di uno scafo metallico e di eliche, che è in grado di attraversare l'Atlantico in solo 2 settimane rispetto ai 3 mesi dei velieri. Brunel era ingegnere capo della Great Western Railway, la compagnia ferroviaria britannica che collegava Londra con il sud-ovest dell'Inghilterra e con il Galles. Brunel sognava di collegare direttamente Londra a New York passando dal treno al piroscafo. La genialità di Brunel accese l'interesse del principe Alberto, che lo supportò. Brunel inoltre ha intenzione di posare cavi telegrafici attraverso gli oceani per mezzo dei suoi piroscafi. Un'altra invenzione dell'inizio dell'Ottocento è il telegrafo elettrico. A metà dell'Ottocento, Samuel Morse, insieme ad Alfred Weil, costruì il primo telegrafo elettrico. Fino a quel momento, le informazioni venivano scritte sulla carta e quindi viaggiavano alla stessa velocità degli oggetti. Nel grande vortice delle invenzioni dell'Ottocento, si iniziò a pensare di utilizzare un nuovo supporto per le informazioni: l'elettricità. Il telegrafo rese possibile la trasmissione di informazioni tra luoghi anche molto distanti a una velocità fulminea. Ciò che consentì il successo del telegrafo di Morse e Weil rispetto agli altri strumenti inventati nello stesso periodo fu la semplicità del suo codice. Attraverso la combinazione di 2 soli simboli, il punto e la linea, cioè un segnale breve e un segnale lungo, era possibile compitare ogni lettera dell'alfabeto. Si utilizzeranno i piroscafi a vapore per piazzare i cavi del telegrafo via mare e i cavi della ferrovia per piazzarli via terra.
Nel 1866, mediante il Great Eastern, un altro piroscafo costruito da Brunel, viene posato il primo cavo telegrafico sotto l'Oceano Atlantico. Nel 1870 i territori dell'impero vittoriano erano ormai già connessi da una fitta rete di collegamenti telegrafici. Le innovazioni tecnologiche hanno consentito anche l'apertura del canale di Suez, arteria principale per i commerci della Gran Bretagna. A metà dell'Ottocento, il diplomatico francese Ferdinand de Lesseps ottiene dall'Egitto la concessione per costituire una società per la costruzione e successiva gestione del canale di Suez. Lesseps creò quindi la Compagnia del Canale, le cui azioni erano possedute per la maggioranza da vari investitori francesi e per il 44% dal sovrano d'Egitto. Nel 1869 fu dunque inaugurato il canale che collega il Mediterraneo al Mar Rosso, snodo strategico per le rotte marittime tra Oriente e Occidente, in quanto accorcia della metà l'antico percorso per le Indie, che richiedeva la circumnavigazione dell'Africa. Pochi anni dopo, il sovrano d'Egitto, fortemente indebitato con le banche francesi e inglesi, offre la sua quota al governo britannico. Il primo ministro inglese Benjamin Disraeli, col consenso della regina Vittoria e i finanziamenti del banchiere Rothschild, liquida l'Egitto, assicurando alla corona britannica il controllo parziale sul canale. Questo diede il via a ingerenze anglo-francesi sull'Egitto sempre più pesanti. Questa situazione durò fino alla crisi di Suez. Nel 1956 il presidente d'Egitto Nasser annunciò la nazionalizzazione del canale, recuperando di conseguenza l'indipendenza dell'Egitto dal controllo anglo-francese. Ne seguì un attacco congiunto da parte delle forze armate britanniche e francesi, cui si aggiunsero anche quelle israeliane. L'attacco militare anglo-franco-israeliano viene bloccato grazie al congiunto intervento diplomatico sovietico-statunitense che mise fine alla crisi di Suez. Un altro piano di lettura del Giro del Mondo è quello narrativo. Jules Verne è uno straordinario romanziere, maestro del ritmo, sa usare a regola d'arte tutti gli stratagemmi narrativi. Il gentleman Phileas Fogg intraprenderà il viaggio con il suo valletto, il francese Passepartout, ex circense e vigile del fuoco. I due non possono essere più diversi. Phileas Fogg è imperturbabile, imperscrutabile, meticoloso, preciso, completamente privo di curiosità. Tant'è che Jules Verne dice: quel gentleman non viaggiava, descriveva una circonferenza. Dal canto suo invece Passepartout è estremamente solare, divertentissimo, super curioso, si addentra ovunque e trova sempre la soluzione creativa per risolvere qualsiasi situazione. Tanto è freddo Phileas Fogg, tanto è super agitato Passepartout. Il fatto di utilizzare due personaggi complementari tra loro è uno stratagemma narrativo che funziona tantissimo. Possiamo vederne degli esempi nelle due sorelle di Ragione e Sentimento, in Stanlio e Olio, in Sherlock Holmes e Watson. Un altro personaggio fondamentale del romanzo è il detective Fix. Pochi giorni dopo la partenza di Phileas Fogg, infatti, uno dei poliziotti messi in giro per il mondo dal governo inglese alla caccia del ladro delle 55.000 sterline si convincerà che è proprio Phileas Fogg il ladro che stanno cercando, il quale, con il pretesto del giro del mondo, sta cercando di scappare. Da quel momento, quindi, il detective Fix starà alle calcagne del protagonista, creando sempre più ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo finale del viaggio del mondo in 80 giorni. Il detective Fix è un personaggio tutto tondo, infatti mano a mano che si svolge la storia si crea un conflitto interiore fra il suo ottuso
perseguimento della legalità e la sua crescente stima di Phileas Fogg. Questo conflitto è veramente simile a quello che Victor Hugo ci aveva raccontato solo pochi anni prima nei Miserabili, fra il protagonista Jean Valjean e il poliziotto Javert. Ovviamente la soluzione del conflitto interiore del detective Fix sarà abbastanza diversa da quello del poliziotto Javert. Immancabile un personaggio femminile che ingentilirà il racconto e che creerà anche il pretesto per una storia d'amore. Si tratta della meravigliosa Mrs. Aouda, una donna che i nostri protagonisti salveranno dalla morte durante il loro viaggio in India, una donna indiana, ma guarda caso dalla carnagione bianca e dall'educazione strettamente inglese. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che siamo in pieno periodo coloniale, quindi tutto il romanzo è permeato da questo tipo di visione del mondo. Questo non deve allontanarsi dalla lettura, ma può essere un pretesto per noi per vedere che tipo di mondo era e che tipo di mentalità imperialista c'era. Jules Verne ci descrive anche gli usi e i costumi dei luoghi che va a visitare. Ed è molto interessante perché ci dà proprio una mappa, una fotografia di quello che era il mondo nell'epoca vittoriana. Ad esempio ci racconta che fra il canale di Suez e Bombay il piroscafo si deve fermare ad Aden per fare rifornimento. In effetti Aden è la prima colonia conquistata sotto il regno della regina Vittoria. Ed è un avamposto importantissimo perché serve ai piroscafi che vengono da Suez per fare rifornimento di carbone. Più avanti nel viaggio si arriva in India. Durante il passaggio in India, fra Bombay e Calcutta, la ferrovia si interrompe e quindi i nostri protagonisti saranno costretti a svolgere una parte del viaggio con l'elefante. È qui che i protagonisti salveranno la vita a Mrs. Aouda. In questo modo Jules Verne coglie l'occasione per raccontarci qualcosa di molto particolare relativamente alla cultura indiana di quel tempo. Ci racconta del Sati, una tradizione induista per cui la vedova veniva arsa viva sulla pira del defunto marito. Come, disse Phileas Fogg, esistono ancora abitudini tanto barbare in India e gli inglesi non hanno ancora saputo sradicarle? Ora, è pur vero che purtroppo queste pratiche riprovevoli esistevano ancora in India. D'altra parte venivano strumentalizzate dall'impero britannico per dimostrare la necessità del colonialismo con la scusa della sua missione civilizzatrice. All'inizio dell'Ottocento, infatti, quasi tutta l'India era dominata dalla Gran Bretagna tramite una società privata fondata nel 600. La Compagnia delle Indie Orientali governava l'India tramite un sistema misto, in parte delegando il potere a Rajà prezzolati e in parte dominando direttamente altri territori, il tutto sotto l'egida del governo inglese. In seguito alle atrocità commesse per sedare i sanguinosi moti di ribellione indiani del 1857, la cosiddetta rivolta dei Sepoi o prima guerra di indipendenza indiana, la Compagnia delle Indie fu sciolta e l'India divenne formalmente possesso diretto della corona britannica fino al 1947, anno in cui, grazie alle attività di Gandhi, l'India tornerà finalmente indipendente. Arrivati ad Hong Kong, Jules Verne ci spiega un aspetto molto torbido dell'imperialismo inglese. Fix e Passepartout compresero di essere entrati in una di quelle fumerie frequentate da miserabili, inebetiti, emaciati idioti ai quali la mercantile Inghilterra vende annualmente questa funesta droga chiamata oppio per un valore complessivo di 60 milioni di franchi l'anno, ben tristi milioni ricavati da uno dei più funesti vizi della natura umana. Il XIX secolo passò alla storia in Cina
come il secolo delle umiliazioni. All'inizio dell'Ottocento la Cina era economicamente indipendente e imponeva alle potenze europee un sistema commerciale a senso unico. Gli altri paesi non potevano cioè vendere i loro prodotti alla Cina, bensì potevano solamente comprare le ambite merci cinesi, pagandole con argento. Per riequilibrare questa bilancia commerciale, la Compagnia Inglese delle Indie Orientali iniziò un vero e proprio traffico di stupefacenti, vendendo in Cina l'oppio che coltivava nelle sue colonie indiane. Questo creò un problema in Cina, non solo commerciale, ma anche sociale. Ai tentativi diplomatici cinesi di bloccare questo commercio illegale seguirono numerosi scontri, le cosiddette guerre dell'oppio, attorno alla prima metà dell'Ottocento. Entrambe le guerre furono vinte dalla Gran Bretagna, grazie alla superiorità tecnologica del suo esercito. I trattati che ne seguirono imposero alla Cina, tra le altre cose, la legalizzazione dell'oppio e la cessione di Hong Kong, che quindi divenne una colonia britannica e tornò alla Cina solo nel 1997 come regione amministrativa speciale. Hong Kong è l'ultima tappa del viaggio dei nostri eroi attraverso l'impero britannico. Qui leggiamo: Passepartout, le mani in tasca, si stava recando verso il porto Vittoria. Il bravo ragazzo non notava differenza con Bombay, Calcutta o Singapore. È come se il mondo fosse circondato da una striscia di città inglesi. Da Hong Kong faranno tappa in Giappone. Dal Giappone si passa a San Francisco. E da qui iniziano a vedersi gli Stati Uniti. A un certo punto durante il viaggio, il treno dei nostri protagonisti viene attaccato dai Sioux. Nel 1869 venne terminata la ferrovia transcontinentale che collega la costa atlantica alla costa del Pacifico degli Stati Uniti, riducendo il tempo di percorrenza da più di 6 mesi a soli 7 giorni. La costruzione fu approvata dal presidente Lincoln nel 1862, nonostante il percorso deciso attraversasse territori il cui possesso era stato garantito da trattati precedenti alle tribù dei nativi americani. I Lakota Sioux abitavano le grandi pianure del Nord America da secoli. Avevano imparato a domare i Mustang, i cavalli introdotti nelle Americhe dagli spagnoli e tornati selvaggi, e vivevano in armonia con la natura, seguendo le immense mandrie dei bisonti. A meno di un secolo dalla dichiarazione di indipendenza, gli Stati Uniti sono già in crisi, dilaniati dalla guerra civile. La guerra di secessione tra il 1861 e il 1865 ha gravi ricadute economiche e sociali. Il governo di Washington, nel tentativo di riunire il paese, decide di dare ad ogni cittadino americano la prospettiva di un nuovo inizio. Nel selvaggio West. E il treno diventa lo strumento per risollevare le sorti americane. La realizzazione della ferrovia transcontinentale viene affidata a 2 compagnie ferroviarie che avrebbero iniziato a porre i binari, una dalla California, già popolata dai tempi della corsa all'oro del 1848, e l'altra a est, a partire dalle ferrovie preesistenti della costa atlantica, con l'obiettivo di trovarsi a metà strada. Il governo decide di pagare le potenti compagnie ferroviarie attraverso la concessione dei vasti territori attraversati dalla ferrovia in costruzione. Grazie a un'imponente campagna pubblicitaria, le 2 società vendettero i terreni a coloni che migrarono a migliaia nelle grandi pianure col sogno di nuovi orizzonti di libertà. Ben presto però dovettero accorgersi che quelle terre non erano disabitate. Un coraggioso guerriero Sioux è determinato a difendere la sua terra e la sua gente dall'invasione. Il suo nome è
Cavallo Pazzo. Nel 1866 Cavallo Pazzo guidò i Sioux in una lunga serie di sanguinose battaglie guerriglie contro i coloni e l'esercito federale. La situazione peggiora quando gli americani scoprono un giacimento d'oro nelle Black Hills, territori ritenuti sacri dai Sioux. Il presidente Grant, dopo aver tentato inutilmente di acquistare questi territori dai Sioux, ordina agli indiani di consegnarsi in precise riserve indiane entro una determinata data, e chi non si consegnerà sarà considerato ostile. Cavallo Pazzo non si piega e nel 1876, guidando insieme a Toro Seduto l'unione di tribù Lakota Sioux, batterà l'esercito americano guidato da Custer nella battaglia del Little Big Horn. C'è un uomo che è disposto a tutto per imporre la resa ai Sioux. È un eroe della guerra civile, il generale William Tecumseh Sherman. La sua strategia e la terra bruciata. Vuole affamare i Lakota Sioux e ordina lo sterminio dei bisonti. Fornirà ai cacciatori alloggio, protezione e munizioni. Privati della loro principale fonte di sostentamento, i Sioux sono così costretti ad arrendersi ed entreranno per sempre nelle riserve. La storia del Giro del Mondo in 80 giorni è scandita dalle date delle varie tappe di Phileas Fogg. Proprio in quelle date uscivano le puntate del romanzo, tant'è che i lettori di quell'epoca erano appassionatissimi perché pensavano che si trattasse di un'avventura reale. Il viaggio si svolge fra ottobre e dicembre del 1872, quindi ricorre proprio in questi giorni il 150° anniversario del viaggio. Proprio per questo è stata fatta un'edizione meravigliosa dall'editore Morellini, in collaborazione con lo IED di Roma, le cui illustrazioni rendono la lettura ancora più godibile. Il libro è corredato anche da contenuti online e anche un audiolibro, nonché delle tracce audio con effetti sonori che il lettore può ascoltare durante la sua lettura personale. Purtroppo però non è un'edizione integrale, per cui io mi sono basata su questa edizione della Feltrinelli, corredata anche da delle spiegazioni molto interessanti. E proprio in una di queste spiegazioni, alla fine del libro, ho scoperto che una ventina d'anni dopo l'uscita del libro di Jules Verne, una giornalista americana dallo pseudonimo Nellie Bly ha seguito le orme di Phileas Fogg, riuscendo a compiere il giro del mondo in soli 72 giorni. Si tratta anche in questo caso di un'avventura interessantissima. Durante il viaggio lei riesce addirittura a trovare il tempo per andare in Francia a conoscere Jules Verne, ma questa è un'altra storia. Io vi ringrazio per avermi seguito, lasciatemi sapere se desiderate altri approfondimenti e ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao!